Bentornati nel canale di Giovanni Volpi, ma soprattutto benvenuti alla prima puntata di questa serie di video dedicati ad approfondimenti sull'aerodinamica della Formula 1, in particolar modo nella sua evoluzione dalla fine degli anni 70 fino al 2018, anno in cui entrò in vigore l'attuale regolamentazione. Vi presento subito l'ospite d'onore. Facciamo entrare in studio, come si conviene, nei migliori varietà televisivi. Ecco qua. L'ospite d'onore è la colpevole di questi video. Progettandola e realizzandola mi è venuta l'ispirazione per raccontare l'aerodinamica della Formula 1 da un punto di vista che secondo me ancora un pochino manca nell'informazione giornalistica specializzata, che lavora benissimo anche con strumenti di computer grafica avanzatissimi, creando dunque una narrazione molto coinvolgente per lo spettatore e per l'appassionato. E quindi io vorrei completare questo effetto di coinvolgimento aiutando lo spettatore, l'appassionato, a sentirsi un po' nei panni del progettista che si muove tra i limiti regolamentari per capire come meglio progettare, come meglio concepire la vettura da Gran Premio. Rapidamente un accenno a quest'ospite d'onore. Che cos'è? È il prototipo che ho presentato, anzi che presentai, ormai sono passati un po' di anni, nel marzo del 2002 per discutere la mia tesi specialistica in stile dell'autoveicolo. Anziché presentare il solito veicolo futuristico per una viabilità del domani, io scelsi una strada un po' più complicata, un po' più burocratica, è il caso di dire, per esprimere creatività e volli, cioè, cimentarmi nella comprensione del codice regolamentare di progettazione della Formula 1. Quindi, prima di tutto, ci fu un lavoro di traduzione, poi cominciai a studiarlo per immedesimarmi, per capire quali fossero effettivamente i fondamenti tecnici sui quali si basava il campionato di allora, e poi volli studiare un modo per riscriverlo in alcune parti, sempre seguendo i criteri della terminologia tecnica della federazione, per proporre cioè una versione nuova del regolamento, una piccola innovazione in alcuni punti che a mio parere erano quelli critici, in cui magari si poteva recuperare una maggiore libertà di espressione della fantasia dei progettisti, e così proposi come poteva diventare la Formula 1. Perciò il prototipo fu importante proprio per mostrare tutte le aree nelle quali io ero intervenuto con i miei cambiamenti, con le mie proposte. Dunque, se volete, approfondiremo questa tesi nell'ultima puntata, perciò faremo una chiacchierata sull'argomento, ma comunque la potete già vedere perché nelle mie pagine internet la trovate. Certo, è un conto è guardarla tutta, leggere tutte le pagine, un conto è ascoltare una chiacchierata di mezz'ora, che sicuramente è più leggera. Però vi posso dire che con questa tesi io avevo anticipato di 7 anni tre punti fondamentali della rivoluzione del 2009, che ovviamente ha preso una strada formalmente un po' diversa rispetto a quella che ho ideato io. Infatti le vetture di quel campionato non erano certamente uguali a questa. Però tre punti importanti di quella riforma regolamentare, uno più che altro di tipo concettuale e gli altri due invece erano ben precisi, erano parte della spina dorsale proprio degli argomenti che avevo proposto io. E quindi vi potete immaginare la mia situazione quando mi sono trovato così a sentire che la Formula 1 si stava evolvendo in una direzione che io avevo pensato 7 anni prima. Insomma, piccole soddisfazioni. Spero di non dilungarmi troppo e di non essere troppo noioso in questa prima puntata, però per me è importante affrontare in modo introduttivo gli argomenti su cui si baseranno tutti gli episodi di questa serie.
E voglio soprattutto parlare ai più giovani, a quelli cioè che si affacciano per primi nella passione per la tecnica delle corse. E quindi ci sarà anche un po' di didattica nello spiegare alcuni concetti tecnici di base che sicuramente per la maggior parte degli appassionati sono una conoscenza acquisita. Allora, cosa significa progettare in senso aerodinamico una monoposto da Gran Premio? Certamente significa non seguire i canoni classici della definizione di aerodinamica di un corpo. Noi sappiamo che un corpo, per essere definito aerodinamico, quando lo immaginiamo in movimento, secondo una traiettoria rettilinea e magari a velocità costante, noi immaginiamo che si comporti in modo aerodinamico quando attraversa l'atmosfera nel modo più efficiente possibile, cioè cioè generando la minor dispersione di potenza, di energia. Quindi la forma di questo corpo deve essere affusolata nella parte anteriore in modo da spalancare l'atmosfera intorno a sé in modo pulito, il più possibile pulito, quindi riducendo l'energia di impatto, poi deve accompagnare il movimento dell'atmosfera attorno a sé perché il fluido dell'aria continua costantemente a premere in modo uniforme sulle pareti di questo corpo. Dopodiché la forma del corpo deve accompagnare il flusso dell'aria in coda in modo che l'atmosfera si possa richiudere e ricomporre senza generare troppo caos turbolento, quindi troppo movimento disordinato, il quale andrebbe a compromettere anche le altre fasi della penetrazione dell'aria. Quindi tutto risulterebbe molto più irregolare e, oltre a esserci instabilità del corpo, vi sarebbe anche dispersione appunto di energia. Attenzione, ho detto pressione dell'aria uniforme. E già qui qualcuno potrebbe storcere il naso. Allora, l'uniformità della pressione dell'aria si ha in questo senso. In senso statico, semplicemente, noi adesso siamo immersi nell'atmosfera terrestre. Questa macchina è ferma, allora l'aria preme sulla macchina in modo uguale su qualsiasi superficie, quindi nella parte superiore, laterale, ma anche nella parte inferiore verso l'alto. Quindi il bilanciamento delle forze aerodinamiche, meglio della pressione atmosferica sulla scocca di questo prototipo è sostanzialmente neutro, perché non viene né schiacciato né stirato, non si deforma per stress da pressione atmosferica. Però quando il corpo si mette in moto, la pressione sulle superfici varia. Con l'aumentare della velocità, la pressione cala. E allora può succedere che se la forma di questo corpo è uniforme, è omogenea nella sua trasformazione, quindi da affusolato davanti a rastremato in coda, se segue cioè una simmetria in questo movimento, allora il comportamento dell'aria sarà uniforme e costante tutto intorno al corpo, quindi avremo anche le variazioni di pressione diverse. Ma le variazioni di pressione che cambiano in base alla velocità, ma in modo uniforme su tutto il corpo fisico. Quando invece parliamo di una monoposto da Gran Premio, parliamo di un veicolo che deve tagliare per primo il traguardo dopo una corsa di 300 km. Quindi sono in ballo altri fattori tecnici. La monoposto, per andare forte su un circuito, deve prima di tutto frenare molto bene. Quindi un giro veloce si fa con un'ottima frenata. Quindi più tardi si frena, ovviamente, meglio è per conservare la velocità. La frenata deve essere breve. Il veicolo deve tenere la stabilità, il pilota deve poterlo controllare. Quando si entra in curva, la stabilità deve essere sempre ottimale, quindi nei cambi di direzione, curve veloci, ma anche nelle curve a velocità media, comunque la stabilità deve essere sempre tutelata, sempre importante.
Dopodiché l'accelerazione deve avvenire il prima possibile all'uscita dalle curve e logicamente nelle parti dritte in rettilineo più si va forte meglio è. Non dimentichiamo poi che una gara si svolge in condizioni climatiche che cambiano, quindi si deve affrontare il vento, eventualmente anche la pioggia. Poi attenzione al traffico, quindi la presenza di altri veicoli. Perciò in fase di sorpasso si deve avere a che fare almeno con un'altra vettura concorrente, oppure possono capitare appunto le fasi di mischia, soprattutto nei primi giri di gara, in cui si è in presenza di altre vetture che a loro volta aprono l'atmosfera, generano vortici aerodinamici, quindi creano un certo caos di aria intorno a sé e naturalmente la monoposto su cui siamo noi risente di tutte queste conseguenze, perciò è importante avere un'aerodinamica che ci permetta di guidarla senza compromettere la sensibilità sullo sterzo e quindi la nostra sicurezza. Significa allora che la scocca di una vettura da corsa deve essere progettata creando cioè una serie di canalizzazioni dell'aria che deve essere pilotata a seconda della zona della vettura in modi diversi, sfruttando proprio quel primo principio di cui vi ho parlato, cioè la differenza di pressione. Dove l'aria aumenta di velocità e si genera una minor pressione. E quindi giocando su queste differenze di velocità tutte intorno al corpo della vettura, quindi sulle superfici visibili, ma anche su quelle nascoste, cioè il sottoscocca, la parte del fondo che svolge un'azione importantissima, ma perché no, anche le parti interne, quindi i flussi che passano attraverso la scocca, la risultante di tutte queste pressioni aerodinamiche, di tutte queste differenze di velocità dentro e fuori la vettura, deve produrre un'azione che si chiama deportanza. La deportanza è il contrario della portanza aerodinamica, sono dunque due concetti opposti. La portanza, per esempio, è riferita agli aerei, vuol dire che l'aereo con la propria velocità riesce a sostenersi grazie appunto al bilancio aerodinamico che è a favore della spinta verticale ascendente, quindi quella che serve a mantenere sospeso l'aereo. Trattandosi di una vettura da corsa, la spinta verticale invece deve essere diretta verso il basso. Quindi si parla di deportanza, perché l'auto deve rimanere incollata all'asfalto. Però generare deportanza non è soltanto una questione di bilanciamento di forze aerodinamiche. Significa anche spendere potenza, significa anche quindi fare resistenza aerodinamica. Perciò andiamo a disturbare quello che è il significato puro di aerodinamica di un oggetto. Perciò è vero, la scocca di una monoposto deve essere efficiente, nel senso che penetra l'aria il più possibile risparmiando energia, però per poter rimanere incollata a terra e riuscire a sorpassare quel maledetto che mi sta davanti oppure riuscire a concludere il giro di qualificazione in testa a tutti quanti, serve anche una produzione di resistenza e questa avviene in particolar modo con l'ausilio di superfici alari. Quindi le vetture da gara sono dotate di un sistema di ali sull'anteriore, che serve principalmente a stabilizzare le ruote sterzanti, e poi un sistema alare al posteriore. Quindi anche qui tutto formato da un complesso di superfici che generano appunto un certo impatto con l'atmosfera. Allora, siccome io sono presente su internet anche con delle attività di stampa 3D, ogni tanto è vero, userò dei disegni per spiegare i concetti, però è anche vero che posso utilizzare proprio la stampa 3D per spiegare alcuni di questi concetti elementari. Quello che vedete qua, questo pezzo che ho realizzato, è un esempio di un profilo alare che, a seconda di come lo vediamo, può essere deportante oppure portante. Allora, un'ala
Quando è messa in questo modo, quando è configurata in questo modo, ecco, supponiamo che di avere la velocità, no? Questo è il senso di marcia, no? della mia superficie alare. Che cos'ho? Ho uno strato d'aria qui che mi lambisce la concavità superiore. Il contatto dell'aria con questa superficie fa in modo che si creino dei punti di pressione localizzati sulla concavità, e questi punti di pressione sono perpendicolari alla tangente in questi punti. Quindi immaginate delle frecce che sono dirette perpendicolarmente alla superficie, quindi seguono un andamento, come vedete, che ripercorre la concavità. E nella parte inferiore l'aria, vedete, arriva e poi viene accompagnata sotto da questa convessità, da questa pancia. Allora, l'aria che arriva, quindi passa sotto, lo strato d'aria immediatamente inferiore risente di questa spinta verso il basso e quindi viene compresso al di sotto. Però l'aria che passa qui, abbiamo preso appunto come riferimento due strati a questa distanza, l'aria che passa di qua diventa quindi la stessa che passa di qua, ma su una sezione molto più piccola, molto più bassa. Allora, la velocità è costante, quindi vuol dire che tanto qui quanto qua l'aria che transita è la medesima. Allora, per poter transitare la stessa quantità di aria, vuol dire che qui l'aria diventa più veloce, e dove c'è compressione, dove c'è l'accelerazione dell'aria, vi è la diminuzione di pressione. Quindi abbiamo una parte superiore che genera una serie di forze che spingono l'ala in basso, e nella parte inferiore abbiamo che l'aria, la quale per sua natura esercita anche una spinta verso l'alto, proprio perché è compressa, ha una riduzione di questo effetto ascendente della spinta aerodinamica. E quindi il risultato è che questo profilo alare genera un bilancio di forze a favore del carico verticale, quindi della deportanza. Più precisamente, vi ho fatto vedere che le linee di forza sono oblique. Allora, nella fisica, una forza si rappresenta dunque con una freccia, la cui, chiamato vettore, la cui lunghezza dunque indica l'intensità della forza, e poi ha un verso che indica dunque come agisce la forza, e eventualmente appunto la direzione che la individua, quindi l'inclinazione. In questo caso appunto abbiamo visto che sono forze non verticali ma oblique. Allora, se una forza è obliqua, la dobbiamo immaginare come se fosse la diagonale di un rettangolo. La parte orizzontale di questo rettangolo dunque segue la parallela alla velocità. La parte verticale dunque è parallela alla forza peso, che alla accelerazione gravitazionale che attira il corpo verso terra. Quindi, essendo una forza verticale, quella si chiama deportanza, mentre la parte orizzontale, che è opposta alla velocità del corpo, si chiama resistenza. Quindi vuol dire che una superficie alare deportante obbligatoriamente genera resistenza, e non solo per un puro e semplice fatto di attrito dell'aria sulla superficie, perché la superficie, è chiaro, più è lucida più fa scorrere l'aria, meno è lucida più l'aria si, come dire, tende a incepparsi, no, sulla superficie, creando quello che si chiama il cosiddetto strato limite, cioè è quella sottile formazione di aria che è indecisa su cosa fare, perché in parte è trattenuta dalla superficie del corpo e in parte è trascinata dall'aria superiore che non è vincolata al corpo, e quindi si creano tante nanoturbolenze, tutte delle piccole situazioni caotiche che sono uno dei problemi principali nella configurazione aerodinamica di una monoposto da gara, perché proprio a livello di strato limite possono avvenire dei fenomeni preziosissimi per gestire i carichi che vengono poi distribuiti sul corpo della vettura. E quindi
ogni centimetro cubico di aria che passa attorno alla monoposto deve essere in qualche modo gestito. Quindi, tenere una monoposto a terra vuol dire però consumare, perché la resistenza quindi va a scapito del motore, quindi del carburante consumato dal motore. Perciò anche qui è importante la gestione dei consumi e poi ovviamente l'usura delle gomme è un altro fattore che nel bilancio di una gara è fondamentale, perché un conto è andare forte solo per un rettilineo, quindi dover fare una prova sprint di 20 secondi, e un conto invece è arrivare davanti a tutti, ma dopo 300 km di gara. E questo significa dunque ponderare, bilanciare una bella serie di fattori che di volta in volta possono cambiare di priorità, e quindi il progetto di fatto si evolve sempre con una certa regolarità nel corso della stagione di competizione. Però attenzione, io prima vi ho opposto i concetti di deportanza e di portanza. Questa è appunto l'ala di un aereo, quindi quello che abbiamo detto prima si verifica capovolto. Quindi qua abbiamo l'aria che viene compressa, perciò viene ridotta la spinta verso il basso, mentre la parte inferiore è quella che si occupa di generare il carico di sostentamento. Ma la portanza aerodinamica è un aspetto cioè fondamentale anche quando si parla di una scocca, di una vettura qualsiasi. Che si parli di un'auto da gara, ma soprattutto di un'auto stradale, la portanza è veramente una brutta bestia. Vi faccio vedere, sempre dai miei giocattoli presenti su internet, vi faccio vedere questa, sempre creata con la stampa 3D. È un progetto che feci per ricostruire l'automobile assassina indemoniata, protagonista del film La macchina nera, un film horror misto di horror e azione del 1977. E questa vettura, secondo me, è molto buona per spiegare il concetto di portanza aerodinamica. Perché ha delle forme intanto molto semplici, molto pulite, e quindi permette di andare più a fondo della questione. Allora, quando la vettura è lenta, si muove lentamente nell'atmosfera, ma molto lentamente, allora il flusso dell'aria la descrive, la accarezza, cioè in modo molto, molto fedele alle forme. Ma più l'aria aumenta di velocità, quindi più la vettura aumenta la propria velocità, più l'aria tende ad approssimare le forme della vettura. Quindi, per esempio, non segue più perfettamente per esempio, il cambio di inclinazione tra il cofano e il parabrezza. Ma questo passaggio avviene sempre più smussato, per cui è facile a questo punto capire dove voglio arrivare. Il fondo quindi si comporta come una superficie regolare sotto la quale il flusso dell'aria rimane rettilineo, regolare. Nella parte sopra abbiamo invece una compressione dell'aria. Quindi questo vuol dire che una carrozzeria, la scocca di una vettura, con l'aumentare della velocità si alleggerisce. Perciò attenzione, quando parliamo di vetture stradali, sportive, soprattutto quelle molto molto veloci, lo studio aerodinamico che viene fatto su queste autovetture è particolarmente importante, perché attenzione, perché ogni vettura si comporta come un oggetto portante, perché fondamentalmente la parte inferiore è piatta. La parte superiore è un corpo che ingombra l'atmosfera, quindi la schiaccia sopra di sé e di conseguenza genera una forza portante, un comportamento portante. Prendiamo un altro giocattolo dai miei siti internet. Questo è il progetto Polaris, che non sto a raccontarvi, non sto a descrivermi, ma come vedete questa ancora di più dà la sensazione di cosa significhi un corpo portante, quindi vedete proprio che la sua forma è quella di una superficie alare, quindi deve essere veramente minimizzato questo effetto, quindi
quindi lavorando anche sui flussi della parte inferiore, sui flussi interni, e poi logicamente si ricorre a dispositivi che correggono il carico aerodinamico, quindi superfici alari supplementari. Di conseguenza anche una monoposto da gran premio deve essere progettata in modo da rispettare, cioè, questa regola, perché comunque, nonostante le sue forme siano molto particolari, perché è fuori dubbio che una vettura da gara non assomigli per niente a un'auto stradale, ma il problema di contrastare la portanza si propone per forza, perché comunque anche qui abbiamo fondo piatto e un'atmosfera che viene spalancata nella parte superiore. Per questo, infatti, le forme delle monoposto da Gran Premio sono concepite per annullare il più possibile l'effetto della portanza aerodinamica. Infatti, guardate questo disegno che ho preparato, l'ho ricavato basandomi sul nuovo testo regolamentare della federazione. E quindi questa è una sagoma, cioè rappresenta praticamente una vettura tipo di quelle in utilizzo negli attuali campionati. E vedete, io ho schematizzato il flusso aerodinamico essenziale, ecco, della scocca, e quindi senza soffermarmi sulle ali. E notate appunto come, soprattutto, guardate le fiancate come sono fatte. Il bordo d'entrata della presa d'aria di raffreddamento ha la superficie superiore che praticamente è già alta, cioè ha una debolissima, debolissima concavità, giusto per accompagnare lo strato limite dell'aria. Poi la fiancata scende subito verso il basso, e se la guardate dall'alto si stritola, si strozza proprio verso l'asse posteriore, generando quindi una doppia combinazione di azioni aerodinamiche, cioè l'aria che si trova all'interno della fiancata viene compressa e quindi accelerata in modo da affluire verso la parte posteriore il più velocemente possibile, in modo da andare a unirsi con il flusso aerodinamico che esce dal fondo della vettura. Quindi vi è questa ricongiunzione col flusso aerodinamico che è accompagnato da un profilo chiamato diffusore, di cui parleremo successivamente, ma intanto possiamo dire che questo ricongiungimento si rifà proprio al primo discorso, al primo concetto che vi ho esposto sull'aerodinamica, cioè deve ricreare un flusso che sia il più possibile pulito in coda, quindi cercando di minimizzare al massimo l'azione delle turbolenze. Contemporaneamente abbiamo, dicevo, questa strozzatura dell'aria all'interno delle fiancate, quindi una accelerazione per cui viene ridotta l'effetto di pressione che l'aria provoca sulle pareti interne del corpo vettura, quindi in tutte le direzioni, va a disturbare il meno possibile la stabilità, e soprattutto questa pressione va a vantaggio anche della riduzione di resistenza interna, per cui l'aria fuoriesce più rapidamente dalla vettura senza compromettere troppo il dispendio di cavalli, senza, cioè, causare un dispendio eccessivo di cavalli da parte del motore. Vedete dunque che però, dato che guardate l'immagine di fiancata, siccome la fiancata scende verso il posteriore, certo, questo contribuisce un po' a spalancare il flusso aerodinamico, quindi ad aumentare la portata di volume. Questo potrebbe far pensare ad aumentare, cioè, la sezione di volume dell'aria verso il posteriore. Quindi questo potrebbe far pensare che all'altezza del bordo della presa d'aria abbiamo una accelerazione dell'aria e quindi presumibilmente un accenno di comportamento portante della fiancata. Però attenzione, perché le superfici sono comunque modellate così da fare in modo che questo accenno di possibile portanza intanto sia sulla minor sezione possibile
di scocca. Dopodiché le forme diventano, passatemi questo termine poco tecnico, diventano sfuggenti perché con le proprie rotondità vanno poi ad accompagnare il flusso aerodinamico, cercando cioè di aumentare il più possibile il volume d'aria tra la scocca e le ruote posteriori, così da generare un flusso che poi si accoppierà con quello proveniente dal diffusore, quindi dal sottoscocca, dal fondo. E chiaramente questa sarà un'azione, come vedremo poi negli approfondimenti successivi, un'azione molto molto a vantaggio dell'aderenza, quindi della stabilità a terra. E fondamentalmente vedete appunto come al massimo un accenno di portanza, quindi di pressione aerodinamica viene provocata proprio nel punto di massima altezza del muso. Vedete che lì l'aria per forza viene compressa, ma si tratta comunque di una zona in cui il muso ha una sezione piuttosto ridotta, quindi è una superficie che nel complesso del veicolo è molto ridotta, quindi ha una influenza estremamente bassa. Tuttavia, anche qui vi sono delle soluzioni, degli artifici pensati dai progettisti, che ho per esempio evidenziato adesso in modo molto schematico, poi potrà essere oggetto di una trattazione successiva. L'ho evidenziata, dicevo, con questa freccia verde tratteggiata, perché i progettisti hanno inventato questo condotto passante chiamato il condotto AS o S-duct, che è un artificio comunque a cui la federazione non si è opposta, che aiuta molto a contribuire all'efficienza generale della vettura, a migliorare la generazione del carico anteriore e perché no, chissà che non contribuisca anche a spezzare questo leggero effetto di portanza del muso, aiutando cioè il lavoro delle ali, perché meno le ali sono aumentate nella loro incidenza, quindi nel loro effetto resistente, e ovviamente più sono utili a conservare velocità tanto in rettilineo quanto in curva. Quindi la lotta dei progettisti di una vettura da Gran Premio serve soprattutto a ridurre l'effetto portante e quindi tutto a vantaggio del bilancio energetico complessivo della monoposto, in modo cioè che quando si regola un'ala per generare deportanza, che non venga spesa troppa energia proprio per compensare eventuali effetti portanti della scocca. Allora, ho smontato una ruota dal mio modellino. E perché? Perché una menzione a parte ovviamente la meritano le ruote. Queste sono un dato oggettivo, sono uguali per tutte le monoposto, quindi non sono delle caratteristiche, delle variabili, ecco, tra una vettura e l'altra, però sono l'esempio di cosa significhi una monoposto da Gran Premio. Cioè, solamente le quattro ruote scoperte sono la negazione di qualsiasi principio aerodinamico. Perché? Facciamo giusto una breve digressione sull'argomento. Una gomma, un pneumatico, intanto non è fatto di un materiale lucido. Perciò, come dicevo prima, è un materiale che provoca un certo attrito con l'aria, quindi altro che strato limite. Qua abbiamo proprio un vero trascinamento dell'aria compiuto dal pneumatico. Pensate poi alle gomme in configurazione da bagnato, quindi con le scolpiture. Perciò qui l'effetto di trascinamento aumenta ulteriormente. Quindi, se la ruota va in questo senso, perciò rotola così, tutta la parte superiore della ruota trascina l'aria addirittura contromarcia, quindi trascina lo strato d'aria in senso opposto all'avanzamento. Poi la forma della ruota certamente non è quella di un corpo aerodinamico, perché comunque davanti oppone una superficie
per lo più piatta, okay? Con un po' di smussi laterali che aiutano, ma non ha una coda, no? Di accompagnamento dell'aria. Quindi è veramente un corpo che già di per sé, solo a livello statico, è poco aerodinamico. Ma poi, essendoci questa componente di movimento, quindi il trascinamento superiore, e poi nella parte inferiore cosa succede? Ah, certo, in questo primo quarto le cose vanno anche bene perché il trascinamento va a favore della penetrazione aerodinamica. Il problema però è che la ruota è a contatto col suolo, quindi l'impatto con l'asfalto genera proprio in corrispondenza di questa zona una interferenza fortissima e quindi una elevata resistenza. Potete dunque capire che se consideriamo anche i flussi passanti dell'aria attraverso i cerchi, perché comunque anche i freni devono respirare, perché sono soggetti a un surriscaldamento fortissimo durante la corsa, quindi abbiamo una combinazione di movimenti dell'aria condizionati anche dal rotolamento della ruota, per cui attorno alle quattro ruote si generano delle turbolenze veramente nocive, quindi abbiamo attrito d'impatto fortissimo e turbolenze aerodinamiche molto molto forti. Perciò avere le quattro ruote scoperte significa un abominio, ecco, in termini di aerodinamica, tant'è vero che uno di quei simboli usati per colpire l'attenzione degli appassionati è l'analogia fra una monoposto di Formula 1 e una motrice di camion. Perché la motrice di un tir, no? Vedete, è certo un po' smussata per ridurre l'impatto aerodinamico non solo nell'avanzamento, ma anche nel traffico, nel non generare un fronte di spostamento d'aria che possa danneggiare gli altri veicoli accanto, quindi specialmente le automobili. Ma capite che essendo una superficie così verticale, così imponente, non suggerisce per niente l'idea di penetrazione e di efficienza aerodinamica. Però una vettura di Formula 1, benché sia così tutta profilata, studiata e elaborata nel migliore dei modi, proprio per il fatto di avere le ruote scoperte e delle superfici alari comunque che lavorano generando un certo carico, soprattutto alle alte velocità, e poi ci sono altre parti scoperte che per forza generano impatto con l'aria, per quanto siano lavorate insomma, per ridurre questi effetti, il risultato è che la monoposto di Formula 1 si può paragonare alla motrice di un camion, però ovviamente è un discorso che non riguarda l'assorbimento di potenza, perché comunque un camion oppone diversi metri quadri di superficie all'avanzamento nell'aria, mentre una Formula 1 è bassissima. Voi pensate che dal fondo alla parte alta della presa d'aria sopra il pilota passano soltanto 95 centimetri, quindi è veramente un giocattolino. Allora, su questo modello, che è stato progettato sul regolamento in vigore nel 2001, abbiamo ancora la larghezza massima del corpo vettura di 180 centimetri. Le attuali vetture sono tornate ai 2 metri di larghezza complessiva. Comunque, più o meno la sezione frontale è rimasta la stessa. Allora, sul modello, così come l'ho presentato nella tesi e così come lo vedete nel prototipo, il calcolo di sezione frontale che avevo fatto con gli integrali lavorando sulle superfici, scusate, ho spostato un pochino l'obiettivo, lavorando sulle superfici è di circa 1,3 metri quadri, più o meno 1,25, 1,3. Quindi più o meno voi tenete presente che una monoposto da Gran Premio, quando voi prendete tutta la sua forma, il suo volume e immaginate di proiettarlo su una parete verticale,
L'ombra di questa proiezione misura circa, io penso circa 1,3 metri quadri, anche quella delle monoposto attuali, ecco, non credo che si arrivi a 1,5 metri. Quindi è ovvio, il paragone col TIR è solo un puro discorso geometrico e di impatto aerodinamico, perché è chiaro che se io mando un TIR a 300 km all'ora consuma molto più carburante di quanto ne consumi un Formula 1. Il discorso è che se il TIR avesse la stessa sezione frontale, cioè fosse un giocattolino di 1,5 metri di superficie frontale, 1,5 metri quadrato, ecco, allora avremmo una resistenza all'avanzamento che si potrebbe paragonare a quella di una vettura da gara. Però, ricercare il più possibile la canalizzazione dei flussi dell'aria, certo, è un discorso che va anche a favore della efficienza aerodinamica, quindi non solamente del corretto bilanciamento dei carichi, no? Quindi a favore della deportanza, ma anche proprio per favorire la riduzione delle turbolenze, quindi l'accompagnamento del flusso aerodinamico in modo da disperdere meno potenza possibile. E nelle corse, dove contano i grammi, dove contano i millesimi, anche soltanto ottimizzare una vena d'aria di 1 centimetro è sufficiente per migliorare le prestazioni, cioè non si trascura niente. Però il regolamento ha tantissime limitazioni. E sapete che il regolamento è il fatto stesso che le monoposto tendano tutte ad assomigliarsi molto è la prova, la dimostrazione che le regole sono molto ferree, molto severe. Ma certamente sono anche la prova del fatto che i progettisti giustamente si allineano sulle soluzioni che danno le migliori prestazioni possibili e lì non si esce. Perciò cosa può succedere? Attenzione, e questo può essere per esempio un trucco dei progettisti, ma io non ho la prova di dove esattamente possa essere usato uno stratagemma di questo tipo e se viene utilizzato. Però vi faccio un esempio direttamente sul mio modellino. Ad esempio, se attorno alle ruote, ecco, vedete, ho smontato la ruota per farvi la dimostrazione di prima. Allora, se attorno a questa ruota io ho un flusso turbolento, no? Dell'aria che dopo va verso la zona posteriore, quindi mi può disturbare il raffreddamento, eccetera. Però, nello stesso tempo, io però sto studiando come far sì che l'aria si comporti qua lungo la fiancata. Allora, è importante, e anche questo è un argomento che tratteremo più avanti, che sotto al fondo della vettura si infili meno aria possibile. Il flusso atmosferico, come abbiamo detto, no? Tende sempre ad aderire alla vettura e quindi dopo che il muso ha spalancato, ha aperto il flusso dell'aria, dopo che è passato per le ruote, qui l'aria tende di nuovo a richiudersi. Allora, meno aria si infila sotto e meglio è, sempre per il discorso della pressione che dicevamo prima, quindi meno volume d'aria facciamo passare sotto la vettura e ovviamente migliore sarà il risultato, cioè avremo ridotto il carico portante verso l'alto. Però attenzione, e se io per ottenere questo effetto ho bisogno di creare dei convogliatori, delle superfici strane, insomma, che permettano all'aria di stare lontana dal fondo, ma il regolamento non me lo permette, allora, io cosa faccio? Io, supponiamo, riesco ad accompagnare l'aria fino a un certo punto e dopodiché tanti saluti. E lì l'aria potrebbe eventualmente anche iniziare il suo percorso di canalizzazione sotto al fondo. Io magari sarò riuscito giusto a minimizzare un po' questo effetto. Però, se in quella zona abbiamo una turbolenza dell'aria, allora attenzione, perché potrebbe non essere così necessario che io regolarizzi il flusso dell'aria. Posso tentare due strade. Allora, uno, progettare un deflettore, uno schermo, qualche cosa, che compatibilmente con i limiti del regolamento
mi ottenga l'effetto di tenere l'aria lontana dal fondo, lontana dal sottoscocca. O meglio, lontana dalla porzione tra il fondo e l'asfalto. E vedo come funziona. E poi dico, ma scusa, ma io qui ho già della turbolenza d'aria. E se io invece creassi un profilo aerodinamico che addirittura quasi va a incentivare la turbolenza, o meglio, la riduce, ma la traduce in un altro moto turbolento. Quindi supponiamo magari che io crei una superficie, magari tutta inframmezzata, frastagliata, con dei pezzi incurvati in vario modo. Ecco, qui l'aria quando vi passa attraverso, come ne esce? Ne esce come un vortice, quindi con un comportamento turbolento. Allora, se io tolgo all'aria regolarità nel suo flusso, automaticamente vado a contrastare quello che è il suo comportamento più regolare, cioè in osservanza delle leggi fisiche. E quindi magari diventa la turbolenza, quindi una penalizzazione dell'efficienza aerodinamica, però diventa un attrezzo, un'arma a mio favore per migliorare proprio il carico deportante, quindi per fare in modo di evitare che la monoposto richiami una quantità anomala di aria sul fondo che potrebbe danneggiare l'aderenza a terra. In ultimo, c'è un aspetto secondo me molto importante, quando si parla di gestione dei flussi aerodinamici delle monoposto, vale a dire il condizionamento della dinamica delle dinamiche che potrebbero insorgere durante una competizione. Infatti, cosa può succedere? Possono succedere, per esempio, delle situazioni in cui il pilota, per qualche motivo, perché si manifesta una certa forza aerodinamica, non lo so, non sente più la confidenza con la vettura, quindi si manifesta un effetto, per così dire, occulto. E nelle fasi di sviluppo delle vetture da gara, credo che queste situazioni non dico che siano all'ordine del giorno, però se ne manifestano parecchie, ecco, perché il pilota, quindi nel suo dialogo con gli ingegneri di pista, quindi spiega dove sente la vettura diventare critica e quindi magari c'è un pericoloso alleggerimento o qualche altro fenomeno che gli fa perdere la sensibilità, per cui è costretto ad alzare il piede. Allora voi magari da casa vedete che una vettura ha rallentato, sembra forse per un problema elettrico, un problema idraulico, così. In realtà potrebbe essere semplicemente che si è manifestato qualche cosa dovuto alla configurazione aerodinamica della vettura, per cui il pilota ha preso paura e ha preferito rallentare. Sono cose che potrebbero succedere. È importante, per esempio, andare a lavorare su quelli che sono, per esempio, gli effetti collaterali di situazioni molto comuni durante una competizione. Abbiamo parlato di ruote scoperte, quindi l'accidentale contatto tra le ruote di due monoposto è un evento assolutamente probabile, è la normalità delle corse. Ma cosa succede quando questo attrito diventa particolarmente forte, per cui la ruota della monoposto che sta davanti arriva addirittura a trascinare verso l'alto l'altra vettura che la segue? Cosa succede? Nella storia delle corse ne abbiamo viste di tutti i colori, perché a seconda di come era configurato l'assetto aerodinamico di quelle monoposto, abbiamo addirittura assistito a dei veri e propri decolli in aria e abbiamo purtroppo assistito anche a incidenti tragici, perché, come dire, ci deve sempre scappare il morto, no? Prima di provocare dei veri terremoti regolamentari. Per fortuna, altre volte, come in epoca recente, si è evitato che ci scappasse il morto e sono stati altri fattori che hanno convinto la federazione a cambiare il regolamento
ma forse lì più che altro è stato perché le monoposto erano arrivate a un tale punto di sviluppo tecnico che il regolamento non offriva altre possibilità, altre strade, e quindi le gare rischiavano di diventare tutte molto uniformi e dipendenti soltanto dallo sviluppo degli pneumatici ed eventualmente di qualche diavoleria chimica delle benzine, ma niente di più. Quindi cosa succede se una vettura si alza da terra? Allora, evitiamo di parlare di decollo, e comunque parleremo anche di questo argomento perché sarà certamente uno dei punti fermi di uno dei prossimi appassionanti capitoli di trattazione dell'aerodinamica. Ma per esempio, quando la monoposto si alza da terra, quindi avviene improvvisamente uno squilibrio aerodinamico. E cosa vuol dire? Vuol dire che improvvisamente si gonfia un cuscino d'aria al di sotto che va a scombinare completamente tutto il bilancio aerodinamico, tutto pulito e preciso, studiato per tenere la monoposto a terra. E allora cosa capita? Beh, siamo arrivati a un punto in cui l'aerodinamica è ben distribuita nei suoi carichi, per cui anche queste situazioni sono gestite in modo da far sì che prevalga sempre questa azione deportante, per cui le monoposto non tendono a decollare veramente, ma possono capitare le situazioni limite in cui il distacco da terra avviene, ma più che altro, ecco, possono innescarsi delle brutte, spettacolari carambole se nella ricaduta la monoposto si inclina troppo e allora si appoggia sulle ruote laterali e poi magari va a carambolare contro una protezione del circuito. Insomma, allora lì, ma queste sono casistiche che purtroppo possono succedere, ma sono casi limite. Invece, rimanendo nella più ampia casistica dei fatti, sul piano statistico, abbiamo cioè che le monoposto, almeno nella configurazione attuale, tendono soprattutto a non superare diciamo, un'altezza di probabilmente di circa 1 metro, forse anche meno. Quello che ho visto in svariate situazioni di gara negli ultimi anni è stato che quando la monoposto tende a decollare, più che altro compie una leggera planata, rimanendo più o meno a mezz'aria, a un'altezza che corrisponde a poco più del diametro della ruota posteriore, ecco. E questo è già un grande risultato, perché se in una varietà di casi così ampia e così diversa le vetture si sono sempre comportate così, significa che almeno sul piano statistico l'attuale configurazione aerodinamica permette di controllare anche il campo dell'imponderabile, cioè quello in cui, ahimè, ci si affida anche alla buona sorte, perché si spera di aver controllato tutte le variabili che sono in gioco, ma qualcosa potrebbe sempre sfuggire. E comunque, come si dice, per non saperne né leggere né scrivere, per stare sul sicuro, siccome è capitato in più casi, anche solo a causa del contatto accidentale tra le ruote, ma non per un decollo aerodinamico, semplicemente perché le ruote hanno trascinato l'altra vettura sopra, ecco, si è visto che comunque una zona che rimane sempre un po' a rischio di incolumità del pilota è proprio quella del casco, cioè si vede che, ecco, se appunto noi controlliamo il decollo delle vetture mantenendole più o meno sospese all'altezza delle fiancate, delle pance laterali, vuol dire che comunque nel caso in cui un'auto dovesse prendere il volo e attraversare la pista, ecco, la ruota di quest'auto potrebbe andare in collisione con il casco di un pilota. Quindi, per non stare a stravolgere ancora l'aerodinamica, rischiando poi di imbucarsi in una strada improbabile, magari con altri effetti collaterali ben più pericolosi, allora le vetture sono state dotate di questo sistema di protezione chiamato halo, cioè quindi questa vera e propria aureola, no, che circonda il pilota, e la quale, oltre ad avere a svolgere chiaramente un proprio impatto sull'aerodinamica complessiva, però è una componente standard che serve proprio a creare una barriera di protezione,
e già in alcune situazioni ha dimostrato la propria efficacia, quindi si è dimostrata veramente un'aureola di benedizione che ha salvato la salute dei piloti, tutelandola veramente in modo molto brillante in situazioni che sicuramente fino a un po' di anni fa, non parliamo di 30 anni fa, avrebbero avuto conseguenze sicuramente ben più gravi. Allora concludiamo questa introduzione, qui sto superando l'ora di trattazione ormai, con un accenno a cosa è il regolamento, questo grande nemico, no, dei progettisti e della loro fantasia, della loro creatività. Ma in realtà è un nemico, dipende da come lo vediamo, perché il regolamento certo è un potente strumento politico, è un insieme, cioè di vincoli che imbrigliano l'evoluzione delle monoposto, quindi la canalizzano in un percorso controllato. In questo modo si evita, cioè, che magari un progettista abbia un'invenzione talmente fantasmagorica da mettere quella monoposto su un'altra categoria. Quindi non sarebbe, diciamo, bello ai fini della competizione se una monoposto partisse, boom, via, e dopo 10 giri comincerebbe già a doppiare tutti gli altri. Allora, è vero che si vedono comunque delle differenze importanti, sensibili, di prestazioni delle vetture da gara, però sono comunque riferite a molti altri fattori tecnici e in ogni caso rimangono dentro a dei margini tollerabili, per cui va bene, ecco, anche perché comunque in certi gran premi si può verificare sempre l'episodio strano, l'incidente, l'avaria, eccetera, per cui alle volte anche chi è più lento non è detto che non riesca addirittura a conquistare il podio. Però il regolamento è vero che mette questi limiti, ma tante volte è anche si sviluppa anche in collaborazione con le stesse squadre corse, perché nella Commissione federale non abbiamo semplicemente dei burocrati commissari che non capiscono niente di tecnica. No, lì dentro ci sono fior di ingegneri che potrebbero tranquillamente progettare anch'essi una monoposto da gara e quindi riescono a pensare, a immaginare tutte le varie situazioni, anche qualche invenzione, perché no, che si potrebbero verificare quando un regolamento viene configurato in un certo modo. E quindi riescono anche a prevedere quelle che possono essere le evoluzioni in futuro. Perciò un regolamento viene pensato per garantire sempre almeno qualche anno di prospettiva, no? di sviluppo tecnico. Però vediamo tuttavia come già da un anno all'altro vengono già introdotte delle piccole modifiche, delle piccole variazioni ad alcuni articoli, perché si vede che qualcosa inizia già a sfuggire di mano. Però può anche capitare che durante l'evoluzione delle gare proprio l'esperienza in pista e l'inventiva dei progettisti suggeriscano delle soluzioni che, è vero, aumentano le prestazioni delle monoposto, ma non è detto che aumentare una prestazione significhi aumentare il rischio. Una monoposto, se va più forte, può anche darsi che sia più stabile, appunto, che sia di conseguenza più sicura da guidare. Perciò, perché contrastare una geniale invenzione di un progettista che va addirittura a tutelare la vita del pilota? E quindi il regolamento può addirittura conformarsi su questa invenzione, certamente tenendola a bada in modo da non superare certi limiti, ma nello stesso tempo può anche manifestarsi quel tacito assenso, cioè quella sorta di regola non scritta per cui quella invenzione regolamentare è universalmente accolta, è accettata e i commissari non si pronunciano. Però un regolamento deve essere scritto nella maniera più vaga possibile,
Allora, adesso non voglio entrare troppo perché la puntata sta diventando ormai veramente lunga. Però, quindi questo discorso lo ripeteremo, lo ribadiremo in futuro. Ma il regolamento deve essere per forza scritto nella maniera più vaga possibile, perché bisogna stare veramente attenti alle parole. In molti casi, addirittura, si ha proprio una violazione palese di quello che il regolamento vuole ottenere. Ma questa violazione, siccome è fatta rispettando le parole del testo, di fatto non è contestabile. Quindi c'è una filosofia di fondo delle regole che serve a favorire un certo tipo di progettazione, serve a contrastare una certa filosofia di progettazione. Però poi, se un progettista dice, guardi il commissario che lei ha scritto così, ha messo queste parole, io ho fatto così, lei non mi può venire a dire niente perché le sue parole dicono questo. È ovvio che sembra una presa in giro, è chiaro, ma finché il regolamento è rispettato alla lettera, letteralmente alla lettera, allora non si può dire nulla. E quindi nella storia delle corse ne sono capitate di tutti i colori di questo tipo, quindi si sono viste proprio delle violazioni palesi del regolamento che sono state bandite addirittura sul nascere senza permettere loro neanche di mettere il piede in pista, altre soluzioni che sono state proibite dopo un po', altre ancora che sono state ammesse pur essendoci argomenti per contestarle, e allora ecco. Polemiche su polemiche di carattere politico e così via. Quindi la storia delle corse è veramente costellata di tantissimi di questi episodi. Ma semplicemente per entrare nel glossario tecnico delle vetture da gara, del regolamento delle vetture da gara, ho preparato questo disegno basato proprio sul progetto della mia tesi, per cui non c'è nessun problema di copyright, sono io, ecco, l'autore di questo, e vedete i riferimenti essenziali del regolamento delle corse. Abbiamo cioè un piano di riferimento, un piano scalinato e altri due piani che sono quello mediano delle ruote anteriori e mediano delle ruote posteriori e infine un piano mediano longitudinale attorno al quale si deve valutare la simmetria del veicolo, perché per legge il veicolo deve essere simmetrico. E non è un fatto scontato, non è assolutamente un fatto scontato, perché potrebbero esserci, per esempio, per qualche esigenza di fluidodinamica interna, di raffreddamento o di altre cose, per cui si possono anche generare delle leggere asimmetrie. Ecco, quindi questo è tassativamente proibito. Però vedete, il piano di riferimento, per esempio, e il piano scalinato sono i due termini che vanno a sostituire il concetto di fondo. Attenzione, perché fondo è una parola pericolosissima. Non potete dire il fondo di una vettura, perché un progettista non aspetta altro che voi diciate questo. Perché se non specificate quello che ci deve essere sopra, quello che deve essere costruito sopra il fondo e come, il progettista può inventare qualsiasi interpretazione del concetto di fondo della vettura e potrebbe saltarci fuori qualcosa che è al di là di ogni immaginazione. Quindi meglio parlare di piano di riferimento, quindi si fissa un ente geometrico astratto, quindi un piano che viene preso come riferimento appunto per misurare e per stabilire le forme di tutte le parti della scocca, quindi per stabilire come deve essere modellato l'ingombro di ogni singola parte della monoposto. Poi sotto al piano di riferimento, appunto, vi è a 5 cm di distanza un piano scalinato che ormai da molti anni è un vincolo obbligatorio, imprescindibile, entrato in vigore con la riforma regolamentare del 1996, se ricordo bene, questo o 96 o 98, questo tipo di fondo scalinato, se ben ricordo. No, 98 sicuramente,
penso anche che già nel 96 fosse così. Comunque, poco importa. Questo è uno scalino di 5 centimetri, importantissimo, che illustreremo in futuro, e questo è imprescindibile, deve esserci. E poi abbiamo il piano mediano delle ruote anteriori e posteriori, che quindi identifica un asse di simmetria delle ruote, quindi dell'avantreno, del retrotreno, e come abbiamo detto, appunto, c'è il piano longitudinale di simmetria della vettura. Ecco, qui non vado oltre, ma la terminologia del regolamento deve essere per forza il più vago possibile. Quindi, prima usa una terminologia vaga. E poi, se è necessario fare delle precisazioni, quindi parlare delle ali, parlare del fondo, allora sì, parlare del diffusore. Allora va bene. Dopo il regolamento entra nel merito e dà una de definizione specifica su quell'argomento. Ma in fase preliminare, quando deve stabilire i limiti entro i quali il progettista si deve muovere, la terminologia è la più vaga e astratta possibile. E infatti vi potete mettere nei miei panni quando ho progettato questa monoposto, soprattutto nelle prime fasi in cui cercavo di capire il regolamento come fosse configurato, sono andato in crisi in qualche situazione. Ho dovuto proprio tenermi di fronte le foto delle monoposto dell'epoca, proprio per capire cosa dicesse il regolamento in quello specifico momento, in quella specifica situazione geometrica. E quindi mi permetto ora di introdurre soltanto, di mostrarvi soltanto un ultimo disegno stilizzato. Non fate caso alla qualità, ecco, deve semplicemente mostrare il concetto. Preferisco metterlo qua nella introduzione della serie di video, perché nei prossimi probabilmente avrebbe una collocazione un po' difficile. E semplicemente vi voglio far vedere dove sono nate le monoposto con la configurazione attuale. Cioè abbiamo il pilota affiancato dai radiatori di raffreddamento. Ecco. E la Lotus 72 del campionato 1970 fu la prima monoposto a presentare questa soluzione, quindi a spostare il sistema di raffreddamento dalla parte anteriore del veicolo ai fianchi. E questo significa risparmiare tubazioni che portano aria, surriscaldano l'abitacolo e comunque comportano anche uno sbilanciamento, perché in ogni caso si parla di una massa che viene spostata sull'anteriore, comunque ci sono i tubi, perciò va comunque a compromettere il bilanciamento del veicolo. Poi un radiatore anteriore genera un certo impatto aerodinamico, quindi può compromettere l'efficienza del muso, specialmente se nel muso troviamo profili alari, ecco. 1970 era già la quarta stagione in cui comparivano i primi profili alari di correzione dei flussi per generare carico aerodinamico. E comunque la Lotus fu sempre una squadra pionieristica in questo senso, anche nelle rivoluzioni più incredibili, quasi criminali dei progetti delle monoposto, proprio per ottenere le prestazioni più elevate possibili. Però le ispirazioni del geniale Colin Chapman, che era il direttore tecnico e fondatore della scuderia, fecero scuola, hanno aperto veri e propri filoni che tuttora vengono seguiti, e naturalmente hanno dato molti grattacapi alla federazione per studiare delle regole in modo da imbrigliare queste evoluzioni e soprattutto tutelare seriamente la sicurezza dei piloti, perché qua si è arrivati a vedere delle soluzioni incredibili. Però abbiamo appunto il raffreddamento laterale, per cui abbiamo che sostanzialmente il gruppo motore e di raffreddamento viene tutto concentrato attorno alla zona
centro posteriore del veicolo, i condotti dell'acqua sono quindi estremamente brevi, rimangono vicini al motore e quindi aumenta anche la stessa efficienza di raffreddamento e canalizzando l'aria in un certo modo, quindi evitando questo impatto frontale, si ha che i radiatori laterali possono diventare anche utili proprio a migliorare la penetrazione aerodinamica complessiva della monoposto. Ovviamente questo se il flusso dell'aria è gestito in modo adeguato in rapporto alla configurazione a radiatore frontale. È tutto, dunque abbiamo completato, scusate se mi sono dilungato un po', ma era importante che definissi tutti i concetti di base sui quali poi baseremo le puntate prossime, che avranno, in base poi all'argomento, un'esposizione sicuramente più leggera e più agile. L'importante è che io non addormenti il vostro interesse, ma soprattutto riesca a tenervi vivi come appassionati, e soprattutto mi piace creare questo clima di compagnia virtuale con voi, come se fossimo a cena insieme a parlare di corse, anche perché stiamo trattando un argomento in cui l'esasperazione tecnologica, ma anche nella comunicazione visiva di questo mondo, sta diventando veramente molto molto asettica, molto fredda, e l'uomo insomma sembra sempre un po' minoritario, messo sempre un po' da parte. Invece cerchiamo qui di dare una valorizzazione della parte umana nell'aspetto dell'ingegno, ma anche nell'aspetto di colui che tiene in mano il volante e quindi ha la propria pelle affidata alla qualità della monoposto. E quindi cerchiamo di valorizzare il calore umano, e attraverso questo calore umano anche la nostra passione e la nostra condivisione per gli aspetti tecnici di questo mondo. Vi ringrazio veramente tanto per avermi seguito e soprattutto se avete avuto la pazienza di seguirmi fino adesso, e vi ringrazio ancora di più se questo primo video vi ha alimentato l'interesse verso le prossime puntate. Grazie mille e un caro, carissimo saluto a tutti. Ciao!